Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il mini Blastotron full perk leggendari con la build appositamente per le pistole. Siete pronti? Mini Blastotron full perk leggendari, missione completata. Adesso non ci resta che mostrarvi la build e andare direttamente in missione. Allora, ve la mostro molto velocemente. Beetlejuice Ranger come principale, ovviamente incrementa il danno dei colpi critici con pistola del 225%. Colpo alla cintola, incrementa i danni delle pistole del 17%. 6 colpi, aumenta il danno della pistola del 20% e l'impatto del 25% per i primi 6 colpi nel caricatore. Plasmico, i danni energetici hanno 20% di probabilità di fulminare i nemici per 58% dei danni inflitti. Questa perk è molto particolare e ci tengo molto a provarla con queste armi energetiche. Traslazione basica incrementa i danni della pistola del 35% per 4 secondi. E infine ogni secondo aggiunge 3% della salute attuale al danno del prossimo colpo con armi a distanza. Sono molto curioso anche di questa build, raga. Che dire, lanciamoci subito. Allora, 11 di raggio, 13 di quarzo, 30 di spago e una cella. Craftiamola subito. Un bel danno. Ah, se tengo premuto quindi spara a raffica. Bella, mi piace. Anche se consumiamo tanti colpi così effettivamente. È una pistola mitra. Molto bella così. Ovviamente siamo in una zona al centro, ma tra poco ci spostiamo, come tutti voi ben saprete. Ecco uno smasher. Mitragliamo subito. Oh, mezzo caricatore. Sono molto curioso di portare quest'arma a livelli più alti. Cioè, davvero tanto curioso, raga, più del solito. È bello che però possiamo scegliere se sprecare tante munizioni e quindi mitragliare o se sparare qualche colpo alla volta, cioè lo decidete voi, raga. Se sparate, cioè se tenete premuto spara, se no. Vedo un bel mucchietto di zombie più un mostro della nebbia. Un colpo mezza vita gli ha tolto. Vabbè, certo. Che ti aspetti, Kino? Comunque forte quest'arma, è forte la build che hai fatto. Ci mancherebbe. È anche comodo da usare, sinceramente, come pistola, eh. Ve lo ripeto, lo scegliete voi quante munizioni sprecare, perché se state attenti non ne sprecate tante, ma se mitragliate, effettivamente le sprecate. Poi c'è questa perk particolare, no? Cioè, intendo l'ultima perk, che è molto comoda. Ok, prendete questo. Mamma mia, raga, io la adoro sta pistola, non so voi, ma la sto praticamente adorando. Allora, aumentiamo la potenza, livello 140 e non sono boostato da compagni. Gli zombie vanno a terra comunque, quelli piccoli almeno. Vediamo il mostro della nebbia. Beh, dai, oddio. Qua mi stanno quasi per ammazzare a me. Diciamo che un po' di male glielo fate. Adesso la proviamo sicuramente meglio. Però da quel che vedo è comunque OP anche a zone alte, eh? Solito smasher al 140? Ormai è un must. Buttiamogli un campo lento e vediamo. Vediamo. Oh, però da solo quasi un caricatore l'ho fatto fuori, eh? Il mio caricatore ha 35 colpi, raga. Ha 35 colpi. E diciamo che sono quasi riuscito a farlo fuori, avete visto? Non mi lamento del danno che fa, anzi, vi dico, sapete cosa? Sono stra contento di averla portata su quest'arma. Ebbene sì, un'altra arma del set che Kino rimane contento. Ho visto molte persone essere scettici per queste armi nuove futuristiche. Secondo me hanno dato una bella rinfrescata salva al mondo. Guardiamo il lato positivo, è una bella rinfrescata effettivamente. Guardate anche l'animazione di queste armi. Comunque è da notare che stanno prendendo in considerazione nuove cose per salva al mondo. Io lo sto apprezzando tantissimo, raga.
Ok, raga, infine siamo con i compagni. Sono molto molto curioso di provare a ammazzare tipo sto smasher. Beh, tutta un'altra storia con i compagni, eh. Tutta un'altra storia. Ne abbiamo un altro qua, campo lento. Aia. Mi piace davvero un sacco sta pistola. Lo so, forse l'ho ripetuto troppe volte in questo video, però raga, c'è da dirlo. È comoda da usare. Vi ricordo che le celle energetiche tra poco costeranno solamente batterie e non più bacon, quindi mi raccomando. Ricapitolando, allora abbiamo il mini Blastotron che come vedete mi piace tantissimo, me lo terrò ad energia come pistola mitraglietta. Poi, sempre della categoria pistola mitraglietta, a natura ho il colpo rapido fondatore. E che mi viene in mente mi manca una simile di fuoco e una simile d'acqua. Abbiamo il demolitore che è anche essa molto molto simile a questo tipo di armi, quindi probabilmente se non esce un'arma evento con questa tipologia di elemento potrei pensare di portarmi quella. Vediamola contro i nemici al 160. Ottimo direi. Più la uso, più mi stupisce. Più mi stupisce, più la uso. È un circolo vizioso, raga. Allora, abbiamo un mucchietto di zombie al 160. Come vedete, un colpo se gli entra critico, veramente lo mandate giù anche al 160. Sì, sono piccoletti, però sono sempre di livello alto, raga. Dunque raga, io vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando fatemi sapere con un commento cosa ne pensate voi di quest'arma, se ve la porterete su o non ve la porterete su. Secondo me è un'ottima arma adesso, parlandoci sinceramente, è un'ottima, ottima arma, un danno che mi piace, effettivamente un danno che veramente mi piace, elevato, quando ci troviamo in gruppo possiamo buttare giù smasher, piccoletti e non consumare munizioni, è molto versatile e molto alternativa secondo me come arma, in più ha la perk molto particolare che hanno solo quelle armi di questo evento. Niente raga, io vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando fatemi sapere, questo ve l'ho già detto, vi ricordo che potete supportarmi come creatore, vi basterà inserire il nickname KinoTV nell'item shop di Fortnite e ricordatevi di lasciare solo un bel like, noi ci vediamo con l'episodio di domani. Bella bella!